Sfruttava i disperati e faceva leva sul loro stato di povertà per obbligarli a sottostare a condizioni limite. Quando li pagava, la tariffa oraria scendeva fino a 50 centesimi, ma molto spesso il loro compenso era soltanto vitto e alloggio nella stessa struttura in cui lavoravano. Il gestore dell'hotel Volta di Canzo è stato arrestato ieri per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, il cosiddetto caporalato, e si trova ora al carcere del Bassone, in seguito ad un'inchiesta che ha visto lavorare fianco a fianco i carabinieri di Asso e l'ispettorato del lavoro con i militari dello specifico nucleo e i colleghi del NAS. La struttura è stata sequestrata. L'attività dell'albergo a 3 stelle era stata già sospesa nel mese di settembre, quando i carabinieri dell'ispettorato del lavoro, dopo una segnalazione, avevano trovato due lavoratori in nero, uno anche clandestino. Ma nonostante questo, l'attività dell'albergo bar-ristorante era proseguita. Chiuso l'ingresso principale sulla strada, i clienti venivano fatti passare da una porta secondaria. Secondo quanto ricostruito, in tutto sono state impiegate 9 persone totalmente in nero, di cui 2 addirittura senza permesso di soggiorno, che svolgevano ogni mansione, dalla cucina alla pulizia delle camere, e senza orari. Li reclutava con annunci su internet e con il passaparola. I carabinieri contestano al gestore, un uomo di 41 anni residente in provincia di Milano, una serie di aggravanti, tra cui quella di aver esposto i lavoratori a situazioni di pericolo. All'albergo, ad esempio, era stata interrotta l'erogazione del gas per morosità, così per far funzionare la cucina utilizzava un grande fornello da campo alimentato da bombole a gas. In più gli viene contestata l'aggravante specifica di aver picchiato una dipendente. Arrestato, come detto, il gestore, sono invece estranei ai fatti i proprietari dell'immobile. Ieri sera nell'albergo erano presenti 3 clienti, un altro invece era al bar. Nell'ultimo anno di attività in provincia di Como sono già state arrestate 4 persone per caporalato. L'attività infatti è partita a maggio, già a maggio, e poi si era conclusa sotto il profilo amministrativo a settembre, c'erano già delle evidenze di lavoro nero, però nonostante questo il titolare, purtroppo per lui, è andato avanti, purtroppo anche per i lavoratori. Quando ci sono i casi di caporalato molto spesso ci si trova di fronte alla disperazione delle persone. È un dato preoccupante perché siamo al confine con la Svizzera, siamo in provincia di Como, e se questa è la realtà a Como non oso immaginare cosa sia altrove. Volgarmente viene definito caporalato, è un fenomeno che sempre più si sta sviluppando e sta emergendo in Italia, un fenomeno che comunque è presente in tutti gli ambiti, quindi non solo in agricoltura, ma come prova questa attività anche nell'ambito alberghiero.